Ieri sera, durante la partita, vedere la mia squadra giocare, la squadra che amo giocare nel modo, anzi non giocare, perché la Juve ieri sera non ha giocato. Sfido chiunque a dirmi che un calciatore della squadra sia entrato in campo. Sfido chiunque. Ditemene uno che è entrato realmente in campo, con la testa. Con le gambe ci sono entrati un po' tutti, ma con la testa. Szczęsny assolutamente da biasimare. Io in una pagella ipotetica io non gli darei più di 4. Onestamente Szczęsny, ecco, la differenza tra il grande Buffon e il mediocre Szczęsny. Szczęsny è un decente portiere, però non è un campione. Buffon in Coppa Italia sbagliò, vi ricordate? In poche parole, se Buffon sbaglia poi si carica. Sono quei calciatori, quei campioni che hanno carattere. Più di un errore non lo commettono in una partita. Szczęsny ieri ha fatto diversi errori, due proprio. Sul primo gol non c'è nemmeno da discutere. Ha fatto un errore di quegli errori proprio da principiante. Se tu vai da un portiere appena arrivato in scuola calcio, di qualsiasi scuola calcio di ogni città italiana e del mondo, e gli fai vedere quella respinta di Szczęsny, ti dirà è un errore gravissimo. Cioè non lo commette un portiere appena arrivato, quantomeno non è che non lo commette, lo commette, però quantomeno sa che quegli errori non si commettono. E tu, un campione di tale portata, vai a fare un errore di quello, una respinta, gli vai a respingere il pallone sul piede a Zielinski. Ma poi Matuidi, tutti ci aspettavamo un traversone verso l'area, e che fa? Invece di arrivare il pallone lo tira a centrocampo e fa ripartire il Napoli. Ma proprio da Macumba. La Juve ieri sera ha giocato come avesse il malocchio addosso, ma forse pure che i napoletani l'avranno fatto il malocchio. Ma il vero malocchio a questa Juve l'ha fatto Sarri. Parliamo seriamente, io sono convinto che, sono sempre più convinto che se non cacciamo Sarri faremo barzellette quest'anno. Sarri non è in grado di allenare una squadra come la Juve, una squadra che ha bisogno di, perché la Juve gioca su molti fronti, e allora la Juve ha bisogno di un allenatore eclettico, di un allenatore capace di cambiare la partita in corso d'opera, quale era Allegri. Io in 5 anni di Allegri, se ho visto che ha fatto un errore di valutazione nel cambio calciatore, mi ricordo una volta sola ha sbagliato i cambi. Ma se no, tutto possiamo accusare Allegri, di tutto lo possiamo accusare, tutto gli possiamo dire, ma tranne che Allegri non sapesse leggere le partite e non fosse capace di cambiarle durante la gara. Allegri era un maestro in questo. Sarri no. Sarri è un bancario. Già i suoi trascorsi ci dicono che è Sarri. Sarri è una persona statica, una persona che ha bisogno delle sue regole, ha bisogno dei suoi numeri, ha bisogno del suo taccuino. E poi se sbaglia la formazione, oramai è sbagliata, non la recuperi più con Sarri.
Sarri, se la partita è sbagliata, o la recupera come è capitato fino adesso i suoi campionissimi, ieri sera Ronaldo c'era quasi riuscito, quantomeno ha accorciato le distanze e si è portato ad 8 partite di fila segnando, cioè ha segnato in 8 partite consecutive, penso che sia un record. Una squadra che è Ronaldo, a questo Ronaldo, una squadra ha fatto diventare, da quando c'è stata la Juventus è svalutata a livello di borsa e a livello di calciatori, il parco calciatori della Juventus è svalutato da oltre il 50%, cioè i calciatori valevano sotto Allegri valevano tot, con Sarri valgono tot. Ma ci rendiamo conto che danno ci sta procurando quest'uomo? Ma non solo a livello di gioco, perché ci aveva promesso, o quantomeno ci avevano promesso che arrivasse Sarri e arrivasse il gioco, lo spettacolo a Torino e alla Juventus. Assolutamente questo non si è verificato. E se si è verificato, si è verificato a scampoli e in rare occasioni, a scampoli di partita, ne ricordo uno o due, non di più, di partite dove possiamo dire che la Juventus ha giocato bene. Per il resto scampoli di gioco alternati al vuoto assoluto, cosa che è successa ieri sera, vuoto assoluto. Ronaldo si è difeso, ma più per cazzimma, più per orgoglio che per effettivamente per giocare. Higuain ci ha messo la volontà, ma onestamente se non viene supportato dalla squadra, e voglio dire i tre tenori, ma se ci sono i tre tenori, non c'è l'orchestra, o quantomeno l'orchestra gioca a cazzi suoi, il trombone suona una sinfonia, non lo so, il violino ne suona un'altra. Quindi di che parliamo? Errori gravissimi, Matuidi come ho detto, Quadrado assolutamente, Quadrado, parliamoci chiaro, non è un terzino Quadrado, si è improvvisato, ma tu puoi far improvvisare un calciatore in un altro ruolo per uno, due partite, all'occorrenza, in un momento di difficoltà, ma non è che puoi pretendere che Quadrado adesso a 33 anni, 32 anni si improvvisi di ruolo terzino. Ma dai. Ma poi la cosa che mi ha fatto proprio andare su tutte le furie, quando proprio mi sono scesi i coglioni, scusatemi la parola, i conas ai piedi, e quando nell'intervista che ho visto su Sky appena finito la partita ha detto quelle parole: se dovevamo perdere, è bene che abbiamo perso contro il Napoli, così ho fatto un piacere ai miei ragazzi e ai ragazzi a cui io devo tanto. Uè, ma tu sei asciuto pazzi, ma cosa ti sei fumato? Cicoria avvelenato. Quel modo è modo di esaltare. Gli vuoi fare una telefonata, fargliela in privato. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Con quel gesto tu hai scaricato tutte le colpe sui tuoi calciatori e tu ti sei lavato le mani con quell'intervista. Hai detto che i calciatori sono stanchi, non sono aggressivi. Hai detto che i calciatori non hanno seguito i tuoi schemi. Hai detto che sei felice che ha vinto il Napoli. Ma tu che ci fai nella Juventus, amico mio? Ma che ci fai? Se tu godi tal punto questa squadra, ma vattene. Vattene. Ma io onestamente ancora di più. Se fossi dal presidente Agnelli, premetto,
io so già che Sarri non può essere mandato via, perché ci sarebbero Paratici, quello che si meritasse cacciato a calci nel popò è Paratici, un incompetente. Sarri e Paratici ridicolizzeranno la Juve, ci renderanno ridicolo in tutto il mondo, uno per un verso e un altro per un altro. Abbiamo iniziato con la Lazio. Allora, vedete Sarri cos'è Sarri. Sarri ha fatto due partite con la Lazio e l'ha sbagliate tutte e due. Quindi che scrivi su quel taccuino? O scrivi in cinese e non sai leggere il cinese, perché quando vai a leggere non sai leggere nemmeno la tua scrittura. Oh, in 15 giorni hai perso due volte con la Lazio, quindi non hai imparato niente. Altrettanto con il Napoli. Con il Napoli, amico mio, noi già abbiamo fatto una partita di cacca all'andata. Stavamo vincendo 3-0, se vi ricordate. E il Napoli è riuscito a pareggiare. Se non fosse stato per uno svarione di Koulibaly, dove veramente lì il fatto ci ha messo lo zambino, noi quella partita la pareggiavamo, se non la perdevamo proprio, dopo essere stati in vantaggio per 3-0. Cioè questi in 15 minuti ci hanno recuperato 3 gol. E tu che fai? Fai gli stessi errori al ritorno. Cioè, quindi che scrivi su quel taccuino? Che scrivi? Niente. Non apprendi niente dalle partite. Caro Sarri, io non mi voglio arrabbiare. Se tu fossi una persona... Lasciamo perdere i punti. I punti ti danno ragione ancora. Siamo primi in classifica. Hai superato il turno di Champions League in modo superlativo, devo ammetterlo. Siamo in corsa ancora in semifinale di Coppa Italia, quindi i numeri sono dalla tua parte. Ma tu non sei venuto qui per i numeri, perché i numeri ce l'aveva pure Allegri, caro Sarri. Tu sei venuto qui per dare gioco a questa squadra. E tu onestamente gioco a questa squadra non è dato. Anzi, a mio modesto parere, caro Sarri, tu, oltre a svalutare la squadra a livello economico, l'hai svalutata anche a livello tecnico. Questi calciatori della Juve non sanno più che pesci prendere. Cioè non si possono fare una partita decente, una così così, una da schifo, un'altra da schifo, un'altra così così, un'altra da schifo. E il gioco quando arriva, cosa? Il gioco che ci avevi promesso, il gioco per il quale sei stato preso, quando ce lo farai vedere? Una cosa sola, ieri noi potevamo essere a 6 punti dall'Inter. Nella giornata storta di Inter e Lazio, tu sei stato capace di perdere un punto nella corsa scudetto rispetto alle due compagini. Vedi tu che campione che sei. Tu non sei un allenatore, forse in coppa, forse sei un allenatore da coppa, ma io sono convinto che tu l'anno scorso hai vinto la UEFA Europa League, l'hai vinta per fortuna, più che altro per i calciatori che avevi in campo, l'hanno vinto i calciatori, ma non tu, non è merito tuo. Tant'è vero che la sceneggiata del portiere che non voleva uscire, tu secondo me già eri, ti tenevano già sui Iohannes anche al Chelsea. Poi hai fatto la sceneggiata che volevi di entrare, volevi questo, volevi quell'altro, ma secondo me gli inglesi ti hanno già capito, hanno detto amico mio, vira via che fa. Poi è arrivato il pollo di Paratici, non sapeva più che pesce prendere, che ha ricevuto due di picche un po' dappertutto dagli allenatori. E tu avevi bisogno di una squadra. Loro avevano bisogno di un allenatore e noi abbiamo passato il guaio. Buonasera a tutti, amici. E forza aiuto.